Ciao a tutti da Ronin e bentornati da un nuovo Focus On, la rubrica dove metto a fuoco, dando un taglio divulgativo, determinati elementi del mondo di One Piece. Come sempre, la maglietta che stai indossando è di Pampling, sito con cui collaboro ormai da più di un anno. Per il mese di febbraio non solo ci sono i Super Sales, e quindi potete trovare le magliette scontate fino al 50%, ma il mio codice sconto è stato anche resettato. Quindi, tutti coloro che lo avevano già utilizzato una volta, ora possono riutilizzarlo nuovamente e illimitatamente. Questo per tutto il mese di febbraio. Quindi usando il codice sconto RONIN93 potrete avere un ulteriore sconto del 15% su tutti i prodotti già precedentemente scontati. Magliette, felpe e solite cose, qualsiasi prodotto tema anime, manga o serie TV. Come sempre vi lascio il link di Pumping nella descrizione del video. Ebbene, ora possiamo tornare al contenuto vero e proprio. Allora, mi capita spesso di fare video dove servono alcune nozioni sulla grammatolite e sulla pirobluina, e ogni volta li riprendo in mano ripetendo sempre le stesse cose ed appesantendo ogni video. Ho quindi deciso di raccogliere in questo video tutte le informazioni attualmente in nostro possesso e solo dopo di fare un passo oltre, ossia il fare una teoria vera e propria. Sarà un'analisi certosina, nata da un lavoro di analisi non solo mio, ma anche direi del One Piece Lab e del re del Bycraft. Detto ciò, possiamo finalmente cominciare. La galmatolite è un minerale usato principalmente per la sua particolare resistenza e per inibire i possessori dei frutti del diavolo. Smoker, a inizio opera, afferma che la galmatolite irradia la stessa energia del mare, e che si possa trovare in natura solo in certe zone, zone che abbiamo scoperto da poco essere in realtà proprio Wano Kuni. La galmatolite è dura come il diamante e pertanto non può essere distrutta facilmente, tanto da venire considerata virtualmente indistruttibile. Infatti, il governo mondiale reputa indistruttibili le manette fatte di questo materiale, così come a Dressrosa si reputava la fabbrica di Smile il luogo più sicuro dove proteggersi dalla gabbia per uccelli di Doflamingo. Se posto in diretto contatto con qualcuno che ha mangiato un frutto del diavolo, questo minerale assorbe l'energia del corpo della vittima e gli sottrae il controllo sul potere acquisito, ottenendo non solo l'effetto debilitante che si avrebbe se fosse gettato in mare, ma addirittura un blocco dei propri poteri. Il livello di debolezza indotto, comunque, dipende dalla densità del materiale e dall'estensione della superficie del contatto. Per esempio, le manette da galmatolite tolgono i poteri alle persone, ma gli permettono comunque di reggersi in piedi e di camminare normalmente. E va anche detto che le stesse manette possono variare tra loro in quanto a densità del materiale, in quanto alcune sono pensate per rendere inermi fruttati, mentre altre permettono loro di adempiere a lavori forzati. Questo lo vediamo per esempio dentro Impel Down, dove alcuni prigionieri venivano fatti lavorare pur avendo le manette addosso. Una prova che la galmatolite comunque funzioni solo con un contatto diretto e costante è comunque data dal fatto che Smoker riesce a portare con sé il suo Jit senza che esso lo indebolisca, dato che solamente la punta del bastone è fatta di quel particolare minerale. La galmatolite agisce anche sulle creature marine come le del mare, e infatti rivestendo la chiglia delle navi con essa, le creature che si trovano al di sotto non si accorgono del loro passaggio e quindi le ignorano, al che bisogna fare un passo successivo e chiedersi il perché. Cos'abbia di così speciale questo materiale? E per farlo è necessario analizzare proprio l'acqua del mondo di One Piece. L'acqua da Oda ci viene mostrata in tutte le sue forme fisiche, solida, liquida e gassosa. Abbiamo la neve, la pioggia, il ghiaccio, la nebbia, il mare, le nuvole e tutti gli altri annessi. E sempre Oda, in un SBS, ci ha precisato come un fruttato interagisca con l'acqua marina. È come se i fruttati fossero odiati dal mare stesso, per cui non possono nuotare al suo interno. Oda ci dice che per mare intende qualsiasi forma d'acqua, spaziando dai fiumi, alle piscine, ai laghi e alle vasche piene di ogni tipo di acqua stagnante. Quando queste persone entrano in acqua, non solo non possono usare i loro poteri, ma faticano persino a muoversi. E con usare i poteri, Oda intende richiamarli, perché sappiamo che gli utilizzatori dei paramecia di tipo condizione fisica come il Gomu Gomu di Luffy rimangono fatti della loro sostanza anche se immersi. E infatti Luffy si allunga sott'acqua, ma solo se qualcuno a tirarlo. Lui di suo è troppo debilitato per farlo da solo. I fruttati possono quindi lottare per un po', ma non lo farebbero per niente bene. Ciò però avviene solo se completamente immersi. Pioggia e gocce d'acque, come quelle presenti nella nebbia, non hanno quell'effetto. Quando ci si fa la doccia, per esempio, si viene investiti dall'acqua quasi per intero, ma Oda afferma che farsi la doccia non crea alcun problema rilevante ai fruttati, se non appunto a Crocodile. Ma perché? Il problema sta nella quantità d'acqua che circonda il corpo. Uno strato sottile di acqua non sortisce effetti, ma se lo spessore di questa armatura d'acqua aumenta, aumenta anche l'effetto sul corpo. Fino al 50% di immersione, il movimento è comunque garantito, per quanto difficoltoso. Tutto ciò però cozza con parecchi elementi presenti nel manga,
D'altronde si parla sempre di un SBS e Oda potrebbe non aver espresso pienamente tale concetto, riservandosi la possibilità di inserirlo in futuro come colpo di scena. Ma analizziamo alcuni passi del manga. Pagaya spiega che le nuvole di Skypiea hanno una struttura molecolare diversa da quelle normali. Oltre all'acqua è infatti presente la pirobloina, che in base alla concentrazione conferisce loro una certa densità. All'aumentare della concentrazione di pirobloina nelle nuvole, queste diventano sempre più solide, fino a risultare calpestabili ed essere usate come materiale edilizio, nel caso delle nuvole isolane. Dunque, la quantità di acqua rimane assolutamente invariata rispetto alla pioggia o ai banchi di nebbia. Perché allora le nuvole di Skypiea indeboliscono i fruttati, ma la nebbia o la pioggia non lo fanno? La loro differenza è anche la risposta che stiamo cercando. Dipende dalla presenza di pirobloina. E la conferma definitiva di ciò l'abbiamo a Thriller Bark, saga in cui la nebbia fa da padrona all'ambientazione. A Thriller Bark, coloro che posseggono i poteri di un frutto agiscono e vivono tranquillamente le vicende senza alcun deficit di sorta legato ai propri poteri, sebbene attratti in una nebbia sia così fitta da celare il passaggio prossimo alla stessa nave. Pagaya, inoltre, spiegava come nella galmatolite fosse presente la pirobloina. Non un caso, visto che la galmatolite debilita anch'essi i fruttati. Nella realtà la galmatolite esiste e deriva da un minerale chiamato pirofillite, che guarda caso è un nome simile alla pirobloina. La pirofillite, e quindi la vera galmatolite, si forma in rocce metamorfiche, cioè rocce che a causa di elevate pressioni o temperature variano la loro struttura chimica. La pirobloina, stando a ciò che ci dice Pagaya, viene riversata nei cieli di Skypiea attraverso le eruzioni vulcaniche. Ma se ad eruttare fosse un vulcano sottomarino come quelli visti nella saga dell'isola degli uomini pesce, le elevate pressioni dei fondali marini, unite al fatto che la pirobloina lega velocemente con l'acqua, potrebbero dar vita a quella che noi conosciamo appunto come agalmatolite marina, riprendendo nuovamente in modo simile un processo assolutamente reale. Le analogie fra la pirobloina di Oda e la pirofilite realmente esistente sono davvero innegabili. Visto l'approccio scientifico con cui Oda ci descrive la pirobloina Skypiea, si rende necessario tale approccio anche per capire le interazioni tra esso e l'acqua. La pirobloina è una sostanza igroscopica e lo lascia intendere Pagaya dicendo che assorbe l'umidità. Potrebbe quindi essere un sale disciolto nell'acqua di mare e legato al vapore acqueo delle nubi. Come avrebbe fatto però a disciogliersi nell'acqua di mare? Naturalmente attraverso le eruzioni vulcaniche sottomarine. Tutta l'acqua del pianeta ne è intrisa in maniera più o meno elevata. L'acqua di mare, le nuvole di mare e le acque termali, per ovvi motivi, tendono ad avere una concentrazione maggiore di questa sostanza. L'acqua distillata, invece, essendo priva di sali minerali, ne ha per forza di cose una percentuale minore. Tale acqua si ottiene dall'evaporazione dell'acqua di mare e successiva ricaduta sotto forma di pioggia o di condensa. Ma in One Piece, quest'acqua pura, quest'acqua distillata, esiste? Quella definibile come semplice H2O? Assolutamente sì. Ed è generata per esempio da coloro che posseggono un frutto del diavolo associato all'acqua, come quella prodotta da Zuru quando lava i suoi avversari, come quella ottenuta sciogliendo il ghiaccio di Kuzan, o come quella che si ottiene sciogliendo la neve di Monet. Ma probabilmente anche il re in tempo di Nami in realtà è H2O pura. Sappiamo anche che esistono frutti zone legati all'acqua, come il Salasala modello Axolot visto a Punk Hazard. E a dati raccolti possiamo intuire come l'idea di un roghe dell'acqua non sia neanche poi così anomala, ma di quel frutto ne ho già ampiamente parlato in questo video specifico, per cui vi rimando direttamente lì. Ora, noi non conosciamo quali siano tutte le proprietà della galmatolite marina, ma ne conosciamo alcune. La più famosa è ovviamente la capacità di inibire i poteri dei frutti del diavolo al pari dell'acqua. La seconda, parimente nota, è la già nominata straordinaria durezza e resistenza. Ma sappiamo anche che è un materiale duttile e infatti ci sono parecchi oggetti composti da galmatolite, manette, edifici, catene, proiettili, lance, chiglie delle navi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è altamente coerente pensare che questo materiale, magari previo raggiungimento di uno specifico stadio fisico, diventi malleabile consentendo la produzione di artefatti di forme diverse, che acquisirebbero poi durezza ritornando allo stato solido. Ma sappiamo anche che oggetti di agalmatolite raffinati di piccole dimensioni sono realizzati solo dagli artigiani di Wano, dove appunto viene estratto questo minerale. Nel resto del mondo esistono sicuramente artigiani abili con l'agalmatolite, ma non abili al punto da creare artefatti come quelli di Wano Kuni. Al che in realtà, riprendendo in mano le varie bugie di uso, che come ormai ben sappiamo si avverano sempre, e riprendendo in mano anche le varie altre prefigurazioni avute nell'opera in merito alla agalmatolite, viene da sé a pensare che a Wano Kuni, Franky e Usopp riusciranno non solo ad imparare come lavorare con questo materiale, ma addirittura riusciranno a loro volta a sfruttarlo nelle proprie armi.
Il che significa che i membri della ciurma, le cui armi si basano sulle tecnologie sviluppate da uso per Ferengi, potrebbero ricevere un gran bel implemento nel proprio arsenale. Ma di queste bellissime pippe mentali parleremo nei prossimi video, soprattutto parlando di power-up di Nami e di power-up di Franky. Bene, siamo finalmente giunti alla fine di questo video sulla grammatolite e sulla pirobloina. Fatemi quindi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio dei commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale di One Piece Legacy se questo video vi è piaciuto. Lasciate pure un bel like per aumentare la visibilità del video stesso e quella del mio canale. Mi raccomando, se avete idee o ipotesi in merito alla questione della pirobloina, fatevi avanti, che l'argomento mi affascina da morire. In descrizione comunque troverete come sempre il link di Pumpling, il link Telegram di One Piece Legacy e quelli di tutti i miei social per stare aggiornati sul mondo di One Piece e ricevere i feed dei video. Noi ci vediamo settimana prossima con i classici appuntamenti settimanali. Ciao ragazzi!